di quel 25 aprile lì, mi ricordo che mi è arrivato, c'era talmente una contentezza che a me mi è arrivato, arrivavo di tutto, fiori, mi è arrivato un mazzo di fiori, di garofani, si può dire che ancora muoio adesso, per dire, no? Ma veramente dalla contentezza. E poi quando abbiamo depositato le armi, insomma, è lì, è tutto finito. Doveva esserci una bella libertà, però se l'ha mangiata. Se l'ha mangiata per troppo. Insomma, mi viene a avvisare e dice, guarda che mio papà dice se vieni a prenderti una cassetta di pomodori. Ma i pomodori, se cioè, noi sapevamo già cos'erano. Bombe a mano, perché tutti lo sapevamo, no? E arrivo lì con questa bicicletta e mi dà questa casa, una cassetta così piena, una cesta. Ci ha messo due cose di viti, uno straccio, due cose di viti sopra, e vado, io me la carico e passo. Sento una raffica di mitra. Io non ci pensavo, non sapevo niente, non sapevo proprio niente. Arrivo un po' più su lì, salendo. Perché pesavano queste bombe a mano. Vedo un groviglio di fascisti, cavicellieri, tutti lì che stanno in agguato, così. Aia, ho detto qui, ecco lì, è stato il mio punto. Se mi fermano, ciao. E invece erano attenti, se pensavano che ce ne fossero ancora dei partigiani in giro, così stavano attenti lì. E io sono passato, fischiando, sono passato, sono arrivato. Cos'è che forse vedo qualcosa di nuovo che i ragazzi, forse un po', i giovani riescono da diversi anni fa che andavamo nelle scuole, hanno cambiato a fare certe domande, perché prima specialmente i ragazzi gli dicevano subito in interviste quanto ne hai ammazzato? E anche se uno l'avesse fatto rimane un po' a disagio a rispondere, no? Invece in lungo di 2 o 3 anni fanno molto diverso. Chiedo, perché siete andati in montagna? Cosa facevate? Cosa mangiavate? Cioè, una volta si era abituati ai rovi, si era abituati a non mangiare, a mangiare chiunque cosa. E adesso penso che non gli vada più bene. Io penso che se adesso rimarrebbe chiuso tutti i supermercati. Lui non ha voluto la scorta. La mia scorta sono i partigiani. Si parlava di prendere un locale in affitto, ecco, voglio dire cosa sono le persone. Lui era già parlamentare. E si parlava, dice, ma perché cosa avete? E no, non c'è soldi per pagare l'affitto. Venite qua, quelle parole che dice, venite qua, vi do io, pago io, prendetela voi, ha dato dei soldi a Così. quello che è per pagare l'affitto di questa salute. Si è arrivati lì, prima di tutto si accende il fuoco, suo papà trovava sempre i fiammiferi in un modo o l'altro, col fuoco, senza niente, senza mangiare, tutto il giorno, 2 giorni, senza niente, tutti intorno. Cantare, fischia, sussurrarlo, fischia il vento. È una cosa che mi viene ancora pelle d'oca. Suo papà gli fa, oh, cosa facciamo da mangiare? C'era marmita fu fuoco. Raimondo, guarda, non c'è niente, guarda nei stipetti. Non c'era niente. Quello ha capito, fatto la finta, la portina, spaghetti. Sento che suo papà gli dice, io ero lì. Dice, no, i spaghetti non vanno bene perché scappano dalla forchetta, insomma, pasta piccola, non va bene. Cosa c'è? Maccheroni, fai maccheroni. E abbiamo mangiato senza mangiare. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe.